agonismo alle stelle a Vallelunga nella gara 1 di Coppa Italia Turismo vinta da Federico Bodret. Il pilota Giuliano ha beneficiato dei 15 secondi di penalità inflitti a Jacopo Guidetti, che, passato primo sotto la bandiera a scacchi, è stato sanzionato per un contatto con Enrico Bettera, giunto comunque secondo. Guidetti dunque si è visto retrocesso in terza posizione. Una gara ricca di sorpassi ed emozioni non solo per il primo posto. Grande rimonta di Daniele Cappellari, giunto quinto alle spalle di un ottimo Alessio Aiello, dopo una serie di sorpassi dalle retrovie, l'ultimo dei quali sulla linea del traguardo, a danno di Andrea Argenti, comunque leader tra le TCR e DSG dalla sesta piazza assoluta. Il podio di TCR e DSG è stato completato da Vincenzo Montalbano e Giuliano Valentini, rispettivamente ottavo e decimo nella generale, con il nono posto ad Alberto Fumagalli. In seconda divisione vittoria per Stefano Tassi, 14° assoluto, davanti ad Antonio Marsiglia e Roberto Vanni. Sorpassi a raffica anche in gara 2. Dalla pole position scatta Federico Borret, che subito è messo sotto attacco dalla concorrenza, numerosa e agguerrita. Triestino pare in difficoltà sul bagnato, al contrario di Valentini e Filippo Vita, che risalgono velocemente da centrogruppo fino a giocarsi il terzo posto. Molto acceso alle spalle di Vita il confronto per la quinta posizione, con continui cambi di posizione che vedono prevalere Daniele Cappellari davanti ad Alessio Aiello e Mauro Guidetti. Borret intanto è costretto al ritiro da problemi tecnici sulla propria vettura. Davanti intanto infuria la battaglia, con Argenti inseguito da Barbolini, che negli ultimi giri riesce a coronare l'offensiva conquistando il comando fino alla bandiera a scacchi. In seconda divisione successo per Antonio Marsiglia, ottimo decimo assoluto, davanti a Luigi Mimmo Cevasco e Domenico Parrotta. Non finiva più. Non finiva più. Finalmente ce l'ho fatta, è un anno e mezzo che l'aspettavo e... è stato pesante sto giro perché l'abbiamo, siamo andati a prendere in condizioni difficilissime e devo ringraziare tutto il team perché la macchina era spettacolare, era una bomba veramente e io ci ho messo del mio e questa volta dico che me la sono meritata davvero. Ultimo appuntamento stagionale nel fine settimana del 12 e 13 ottobre all'Autodromo di Imola in provincia di Bologna.